Buonasera, bentornati e bentornate a Squadra che Vince, questa sera puntata speciale dedicata ai temi delle nuove tecnologie, in particolare dell'automazione industriale. Abbiamo qui ospite un'azienda nata esattamente 10 anni fa, nel 2013, nel comune di Grezzana, che ha fatto davvero passi da gigante. Mi riferisco a Plumake SRL. Do il benvenuto alla mia destra al presidente Riccardo Bertagnoli. Benvenuto, presidente. Ciao, ciao Matteo. E all'amministratore delegato Alberto Valente. Ciao, grazie per l'invito. Allora, parliamo di un'azienda che diciamo abbiamo in qualche modo ricordato sul giornale Pantheon. Vediamo il sito internet del nostro giornale esattamente qualche giorno fa. L'uomo al centro dell'automazione, questo è Plumake, qui vediamo un bel team di persone che è cresciuto nel corso degli anni e da quel 2013, dicevamo, di passi in avanti ne ha fatti molti. Nata come un'azienda in particolare che si occupava all'inizio di stampanti 3D, oggi davvero è una realtà molto molto importante del nostro tessuto produttivo in ambito di nuove tecnologie. Per farci raccontare un po' quegli inizi e effettivamente quali furono i motivi per cui nacque Plumake, presidente, quale fu l'idea di iniziare e di parlare in tempi non sospetti allora anche di stampanti 3D, che sembrava davvero una cosa davvero particolare? Sì, davvero, parlavamo ieri che stampanti 3D 10 anni fa era un po' come parlare di intelligenza artificiale oggi, no? Era un po' la moda del momento e siamo stati sicuramente tra i primi in Italia a iniziare a sviluppare questa tecnologia. È nata da dei coetanei che stavano studiando ingegneria a Vicenza e in pausa dagli studi universitari abbiamo detto dai, perché non proviamo a costruire una nostra stampante 3D per vedere come funziona, che cosa fa, eccetera. Poi grazie all'associazione Innoval, che noi lo ricordiamo sempre, che ha messo insieme un po' di imprenditori della Val Pantena e Lessinia e ha dato la possibilità a dei giovani che avevano un'idea imprenditoriale di essere incubati all'interno dell'associazione. Abbiamo conosciuto poi Alberto, che stava lavorando per alcune aziende della Val Pantena per la parte di ricerca e sviluppo, e insieme ci siamo messi insieme e abbiamo detto sviluppiamo qualcosa che possa essere sostenibile, che possa dar valore alle aziende del territorio, e da lì parte proprio Plumake nel 2013. Dicevamo, ingegner Valente, insomma, tanti passi in avanti. Ora Plumake è un'azienda matura. Ricordiamo anche che c'è un sito internet di riferimento, lo possiamo vedere, plumake.it. Qui trovate tutte le informazioni necessarie su ciò che si fa in ambito di automazione industriale, Industria 4.0. C'è il modello organizzativo, insomma, ci sono i contatti. Potete davvero trovare tutto ciò di cui si occupa questa realtà, che appunto, dicevamo, è cresciuta molto e oggi, insomma, si presenta sul mercato in maniera davvero innovativa. Beh sì, sicuramente dai primi passi 10 anni fa tanta esperienza è stata fatta e siamo cresciuti sia come, diciamo, competenze, come nostre personali, ma anche come numeri, quindi siamo partiti in quattro in una stanzetta. Adesso comunque abbiamo, insomma, un capannone, siamo in 13, abbiamo un'officina, siamo sicuramente meglio attrezzati, quindi 10 anni di crescita continua, 10 anni di grandi successi. E in questo senso sì, siamo veramente orgogliosi, ecco, del percorso fatto, e in quest'anno così di 10 anni di compleanno vogliamo anche ringraziare tutte le aziende, il territorio che ci ha sostenuto e che ci ha dato la possibilità, insomma, di crescere, di sviluppare questo progetto. Adesso vedremo anche qualche immagine di qualche lavorazione. Vi occupate in particolare di automazione industriale. Ecco, cerchiamo di spiegare anche per il pubblico di cosa si tratta, perché per voi tecnici è diciamo una cosa scontata, ma per molti non lo è, visto che stiamo parlando, dicevamo, di processi innovativi. Sì, beh, l'automazione industriale di fatto è l'applicazione della tecnologia, di varie tecnologie che possono andare dalla robotica al software, alla visione artificiale, al sistema di computazione avanzata, l'applicazione di varie tecnologie a processi industriali, principalmente quello che facciamo noi sono processi industriali manifatturieri, per cercare di sgravare gli operatori da operazioni monotone, ripetitive, a basso valore aggiunto, dove effettivamente l'intelligenza umana non è ben spesa, perché sono attività magari ripetitive o magari addirittura pericolose, perché
perché espongono a vapori o a polveri o a vibrazioni, insomma problemi che possono dare problemi di salute, e che quindi con la tecnologia è possibile, diciamo, far fare a macchinari automatici, che però sono sempre automatici fino a un certo punto, hanno sempre bisogno di un operatore comunque che li supervisioni, che li controlli, che però faccia un'attività, diciamo, un pochino più, diciamo, elevata, ecco. Vediamo qualche immagine infatti di copertura che poi rivedremo anche successivamente. Io torno un attimo su uno dei nostri portali, Verona Economia, perché recentemente, insomma, avete svolto un sacco di eventi per presentare queste nuove soluzioni per automatizzare le piccole lavorazioni del marmo, e siete stati anche a Marmomac. Vediamo un servizio realizzato da Alessandro Bonfante e poi torniamo dal presidente Bertagnoli. In Valpantena alla automazione industriale, qual è il progetto che presentate oggi in questi giorni a Marmomac 2023? In questi giorni siamo qui con una macchina, un robot collaborativo per il settore del marmo, che va ad affiancare l'operatore per alcune lavorazioni che ad oggi vengono fatte manualmente con il flessibile. Quindi in questo caso la macchina fa una levigatura dello scalino di marmo e va, diciamo, a lucidarne una parte, ad asportare una parte del materiale, e va affiancato all'operatore in modo che l'operatore non debba più fare lavori usuranti, lavori, diciamo, che sono a grossa fatica, e può la macchina proprio aiutare l'operatore a svolgere il lavoro. Quali sono i mercati, le aziende a cui vi riferite, a cui presentate questo progetto? Ci rivolgiamo a piccole aziende, aziende che ad oggi fanno lavorazioni in modo manuale, quindi in modo più artigianale, e grazie ai prezzi che sono diminuiti, dei costi della tecnologia, grazie a robot che ad oggi sono accessibili a tutti e facilmente programmabili, anche una piccola azienda può decidere di fare un investimento in automazione industriale e di inserire una nuova tecnologia in azienda. Come state vivendo questa fiera? C'è movimento? Sì, c'è davvero tanto movimento, soprattutto molto dall'estero in questi primi due giorni di fiera, per cui, insomma, speriamo davvero di creare dei buoni contatti per Plumake. Ecco Bertagnoli, dicevamo, è passato qualche giorno, Marmomac è terminata, possiamo fare anche un bilancio di questa esperienza. Avete presentato, e magari ce lo descriva, l'ho già fatto nel servizio, però questo robot particolare che è andato a risolvere non pochi problemi per molte aziende del Lapidio, della Valpantena e non solo. Che tipo di risultato avete avuto in questa fiera? Beh, come dicevo, dal servizio apre... Questa fiera apre una seconda fase per Plumake, che è quella, diciamo, di cominciare a rivolgersi a un mercato internazionale, una sfida che stiamo progettando, che stiamo sviluppando, per la quale stiamo cercando dei partner competenti che abbiano già distribuzione su paesi esteri. Però proprio ci siamo portati a casa da Marmomac una serie di contatti dall'estero, e quindi questo è per noi è sfidante, ma crediamo che sia davvero il passo che in questo momento Plumake deve fare per ampliarsi ancora di più, per diventare un'azienda più grande, e quindi raccogliamo questa sfida, e sicuramente per i prossimi 10 anni sarà internazionalizzazione per Plumake la sfida proprio da portare avanti. Come abbiamo visto nel servizio, il robot va a smussare un po' gli angoli delle marmette, vengono chiamate così se non sbaglio, sì. No, tecnicamente, un lavoro che occuperebbe una risorsa umana per parecchie ore, con anche un po' di monotonia, diciamo, e invece con l'automazione si riesce davvero a ottenere tutti quei benefici che ha ricordato, e molte aziende hanno apprezzato, sì, proprio questo tipo di soluzione. Mi sposto e torno da Valente, perché per i 10 anni, ovviamente, ed entrando un po' in ottica futura, vi siete concentrati anche sul tema della sostenibilità. State lanciando una nuova iniziativa e non si può prescindere dal fatto di essere sostenibili veramente, non soltanto, no? Come certo, slogan. Certo, sì. Sì, beh, un po' per la nostra forma mentis, alla fine siamo un gruppo di ingegneri, quindi ci piace lavorare con i numeri. La sostenibilità è una battaglia giustissima che condividiamo, che abbiamo sempre cercato di fare nostra, però
Abbiamo notato che molto spesso i claim di sostenibilità sono, diciamo, non sono basati sui dati e quindi lasciano spazio a, così, a interpretazioni, a opinioni, fino ad arrivare al greenwashing, insomma, quindi al farsi belli facendo delle affermazioni che però non sono basate sulla realtà. Quindi in questo senso è già in realtà da qualche tempo che stiamo svolgendo delle attività in questo settore, delle analisi di sostenibilità, quindi analisi degli impatti, le misure degli inquinamenti prodotti da prodotti e servizi, e adesso abbiamo proprio deciso di fare il salto, di costituire quindi una spin-off di Plumake che erediterà tutta la serie di competenze che Plumake ha, ma che è deputata a svilupparne anche di nuove, e per mettere al servizio delle aziende, prima di tutto del territorio chiaramente, perché partiamo da lì, ma poi, diciamo, come diceva Riccardo, cioè, ci stiamo fortemente rivolgendo anche al territorio nazionale ed estero, l'idea è di mettere a frutto le nostre competenze per quelle che sono le analisi di sostenibilità sempre più richieste in ambito di bilanci ESG, e in particolare quello che stiamo proprio iniziando a fare sono le analisi di emissione di gas clima alteranti, quindi di CO2, di fluorati, tutto il calcolo del ciclo di vita dei prodotti, quindi un prodotto da quando vengono estratte le materie prime per produrlo a quando viene smaltito, qual è il suo impatto su questo pianeta. Quindi è un'attività che ci sta veramente appassionando e che ci sta dando dei bellissimi riscontri dal mercato, nel senso che la sostenibilità è un'ondata che sta arrivando e insomma crediamo di essere pronti per dare il nostro contributo alle aziende e al territorio. Questo messaggio lo avete, diciamo, presentato anche alla Regione Veneto. Qui vediamo una fotografia proprio di qualche giorno fa in cui Plumake è stata invitata all'interno della quarta puntata della settimana veronese della finanza dedicata ai temi della digitalizzazione e della trasformazione tecnologica, lo vedete, assieme all'assessore Francesco Calzavara. Ecco, era lei portavoce dell'azienda in questo tavolo. Che tipo di impressione ha avuto Valente? Insomma, si va verso la digitalizzazione, alla gestione dei dati, si è parlato di questo, cyber security, temi tutti interconnessi, no? Sì. Anche con ciò che ha appena detto, la sostenibilità non è esente anche dal fatto di gestire bene i dati. Ecco, è stata un'esperienza anche questa di confronto, immagino, no? Interessante. Sì, è assolutamente interessante, è anche stato piacevole, insomma, capire che avere conferma in realtà, perché capire che a livello regionale comunque le politiche poi europee, che a volte sembrano tanto alte, tanto lontane, in realtà poi arrivano e vengono messe a terra, insomma, con i progetti che ha raccontato l'assessore, insomma, in modo anche direi proficuo e interessante. Quindi sì, c'è, direi che questo non solo l'ondata della sostenibilità, ma tutto anche insomma questi fondi europei post Covid, diciamo, stanno portando veramente un'ondata di novità ben cavalcata, nel senso che i paletti per il PNRR sono molto chiari, sono molto stringenti, quindi non sono soldi a pioggia, ma richiedono forti investimenti e serietà. Ecco, lo stiamo vedendo anche in alcuni progetti su cui stiamo partecipando, i requisiti sono importanti ed è giusto così, insomma. Bertagnoli, ha partecipato anche lei alla serata all'ordine degli ingegneri, ha ascoltato ciò che hanno detto i relatori, è stata data molta importanza anche sulla formazione, anche le tecnologie giustamente che mette a disposizione Plumake devono essere accompagnate comunque da una conoscenza di questi strumenti, e immagino che siate impegnati anche nella divulgazione e nella diffusione di questa cultura digitale. Sì, per noi la persona è sempre al centro, sia all'interno del nostro team in azienda e sia quando inseriamo una tecnologia presso l'azienda, per cui l'operatore cerchiamo sempre di coinvolgerlo per fargli anche digerire che ci sarà un cambio all'interno della sua azienda, del processo, per raccogliere informazioni da lui su quali sono le esigenze, e poi anche perché serve della formazione per abilitare a delle competenze più digitali per formarsi. Poi come Plumake, proprio quando siamo partiti, abbiamo aperto insieme al territorio, ad altre aziende, ad altri soci, Verona Fab Lab, che è un progetto di impresa sociale che nasce da Plumake e che proprio stiamo cominciando a vedere anche i frutti di quei ragazzi che sono passati da Verona Fab Lab magari per un'esperienza di alternanza scuola-lavoro oppure per fare un corso di formazione,
e oggi stanno uscendo dall'università e magari tornano anche a bussare a Blue Make e a chiedere se c'è posto, se come sta andando, per cui siamo davvero contenti di quando siamo partiti, anche se magari all'inizio come startup non si, cioè, di solito non si hanno le risorse anche per aprire un'impresa sociale, un progetto sociale, però avendolo aperto subito ora vediamo i frutti. Siete contenti, immagino anche orgogliosi. Grazie Presidente. Chiudiamo con un po' ciò che ci aspetta nel futuro. Abbiamo parlato di questo nuovo progetto legato ai temi della sostenibilità, ma immagino che da amministratore delegato, insomma, si stia già, no, pensando a ciò che potrebbe essere Blue Make un po' più in là, fra qualche anno. Cosa possiamo anticipare, Valente? Ma sì, i tempi sono veramente incerti per fare previsioni troppo a lungo termine. Sicuramente crediamo, insomma, che il modello che abbiamo creato, che abbiamo fatto crescere negli anni, sia rivelato sostenibile e crediamo che insomma, speriamo che lo sia anche in futuro. I temi adesso su cui vogliamo lavorare, appunto, sono l'internazionalizzazione, come è stato detto, che chiaramente aprirsi a nuovi mercati. L'abbiamo visto con Marmomac, l'entusiasmo da più parti del mondo, addirittura anche da insomma, contatti in Cina che hanno detto che per alcune lavorazioni fanno fatica a trovare operatori disponibili perché è molto pericolose, e quindi l'idea di applicare la robotica proprio per non per l'eliminazione degli operai, ma per la salvaguardia, per mettergli condizioni di lavoro migliori, questo è un tema che sicuramente sì, è automazione, ma è anche sostenibilità e anche qualità della vita, per cui ci sta molto a cuore. Direi che queste saranno le leve che ci spingeranno verso il futuro. Ricordiamo che c'è anche una pagina su LinkedIn, la vediamo, Blue Make SRL, quindi potete rimanere collegati sugli vari aggiornamenti che riguardano l'azienda proprio su questo canale, e poi anche la pagina Facebook relativa proprio, eccola qui, Make It Better, il payoff di questa azienda, Blue Make SRL, che appunto quest'anno compie proprio 10 anni. Allora, grazie al presidente Riccardo Bertagnoli, all'amministratore delegato Alberto Valente per essere stati con noi, e insomma, buon compleanno. Grazie. Grazie. Questa puntata speciale di Squadra che Vince termina qui. Ci vediamo a una prossima puntata.